dalle 10 alle 12. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Radio Yes, siamo tornati in studio. Parlavamo prima di questa esigenza di ricambio generazionale che è stata, con una semplificazione giornalistica di comunicazione, è chiamata la rottamazione. Ecco, io credo che c'è un libro che potete trovare in libreria, pubblicato dall'editore Donzelli, il titolo è A Vita, e l'autore, che è nostro ospite e che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È Antonio Funiciello, che ci racconta di questo gruppo dirigente nato e voluto fortemente all'epoca del compromesso storico da Enrico Berlinguer, che non si fidava di alcuni giovani dirigenti che dovevano essere nominati alla Federazione Giovanile Comunista Italiana. Ecco, nasce la generazione dei Veltroni, D'Alema, dello stesso Vendola, e nel Partito della Democrazia Cristiana c'erano Follini e Casini. Ecco, tutto questo gruppo, parliamo di 40 anni fa, ecco, è andato avanti, è cresciuto, ha occupato posti di grande responsabilità e si è un po' invecchiato. Ecco, come è nato questo gruppo dirigente che è stato parte della vita politica italiana e hanno inciso moltissimo, e come si sta un po', come dire, appassendo la loro luce? Ma sì, dunque, guardi, le classi dirigenti, i gruppi dirigenti, il ceto dirigente di un paese, quello che è un ceto dirigente che è destinato a durare, si forma sempre in base a una missione politica, a una visione delle cose, a un progetto di futuro. Questo gruppo dirigente che è rimasto in sella tanti anni ed è ancora in sella, perché poi noi focalizziamo l'attenzione su Troni e D'Alema, ma Pierluigi Bersani è un coetaneo di D'Alema, anzi Veltroni è anche un po' più giovane. Questo gruppo dirigente si forma, viene formato a metà anni 70 perché Enrico Berlinguer, il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano che lavorava assieme a Berlinguer, cambiò linea politica, si inventò in coerenza poi con una serie di convinzioni e convincimenti maturati nel passato dal Partito Comunista, la linea del compromesso storico, l'idea che il PC dovesse diventare un partito di governo, e per attuare questa linea selezionò una nuova classe dirigente, un ceto politico più giovane, arrestò alcune derive interne verso pulsioni extraparlamentari come quella che c'era nella FIGC di allora, e scelse i migliori giovani di allora che militavano a sinistra per affidargli incarichi come la responsabilità di federazioni provinciali, nella federazione giovanile, all'interno del partito stesso, nella Bottega Oscura, nella sede nazionale del PC. C'era una nuova linea politica e quella nuova linea politica aveva bisogno di interpreti nuovi. Il gruppo dirigente berlingueriano era un gruppo dirigente di politici di straordinario valore e lo testimonia il fatto che selezionarono le persone più in gamba. Questo è un passaggio interessante. Berlinguer e gli altri utilizzarono allora il criterio di merito come criterio di riferimento fondamentale per scegliere i ragazzi che allora si avvicinavano alla politica. Non volevano affidare il loro progetto politico, la loro missione politica a ragazzi magari troppo fedeli, troppo supinamente fedeli e però poco capaci, e quindi scelsero questa strada. Sulla scia di questo disegno politico la classe dirigente di quegli anni ha costruito il suo futuro, che è il nostro recente passato, e in fondo ancora oggi guida il Partito Democratico. Il segretario del Partito Democratico, che è poi il mio partito, Pierluigi Bersani, propugna per le prossime elezioni un'alleanza tra progressisti e moderati, che altro non è che la riedizione del compromesso storico tra ex comunisti e ex democristiani. La forza delle idee in politica, anche quando sono idee secondo me ormai appassite, è tale che ha consentito a un gruppo dirigente di persone però molto capaci di rimanere in sella alcuni decenni. Ecco, a me piace molto la sottolineatura con cui ha iniziato il suo intervento, e cioè le classi dirigenti nascono su un progetto politico. Sì. Ecco, tutti questi soggetti in campo
sono nati sul compromesso storico che è fallito, sì. E però loro ci stanno sempre. Naturalmente loro darebbero una valutazione differente di quella che ha dato appena lei e che io condivido del fallimento di quella prospettiva politica, anche perché poi qui è necessaria un'opera di distinzione. Noi parliamo anche se, di... scusi se la interrompo, c'è chi dice che il Partito Democratico è il... come dire, il compromesso storico in provetta, sono riusciti a mettere i democristiani con i comunisti, una shakeratina di riformismo che poi è proprio una... è impossibile in un esponente sì. comunista la parola... ti se mangiavano un tempo se dicevi di essere riformista, adesso a me mi fa impressione tutto sto riformismo ragione, che poi... lei ha proprio ragione, è esattamente come dice lei, divertente in effetti, apprezzare chi conosce un po' la storia del chi l'ha vissuta e chi la conosce perché l'ha studiata si diverte molto a vedere oggi, ad ascoltare oggi l'uso disinvolto della parola riformista, no? Sì, sì, tutti. Questo è molto vero. Sì, io dicevo, probabilmente il gruppo dirigente del PD oggi, quello che si intorno a Pierluigi Bersani, non è convinto della votazione che lei ha dato sul compromesso storico, che è quella però che do pure io, quindi io mi sento in perfetta sintonia con quella che ha dato lei. Evidentemente loro credono che questa idea di mettere insieme l'altra Italia, cioè quelli bravi, onesti, quindi discendenti del PC e quelli della DC, sia ancora valida. Io questo non lo so, quello che mi interessa segnalare, e nel libro lo faccio nella prima parte parlando del PC e dei padri di oggi, ritornando a quando erano i figli di ieri, ma lo faccio anche nella seconda parte del libro, quando parlo della mia generazione e del perché la mia generazione non riesce a prendere il sopravvento e mi relaziono a quanto di straordinario è accaduto nel Partito Laburista inglese, dove 2 anni fa è andato in scena uno straordinario rinnovamento generazionale al vertice che ha pensionato la classe dirigente più vincente del Partito Laburista. E il Partito Laburista è un partito che ha 100 e più anni di storia, certo. Per un gruppo di ragazzi di 40 anni formati negli anni del blairismo e del brownismo, negli anni di Blair, di Tony Blair e di Gordon Brown, che sono stati i 2 personaggi principali della stagione di governo laburista nei 20 anni trascorsi, e hanno costruito le condizioni per un ricambio di un gruppo di giovani in gamba, svegli, che adesso stanno facendo un ottimo lavoro, che hanno riportato il Partito Laburista primo nei sondaggi e che hanno ottime possibilità di strappare il governo a Cameron quando ci saranno le elezioni in Gran Bretagna. Quello che è importante segnalare secondo me è questo, è che una nuova classe dirigente si forma quando è portatrice di una visione di futuro. Io credo che la semplificazione della parola rottamazione è una semplificazione certamente che ha tanti limiti e tanti difetti, però diciamocela tutta, se non ci fosse stata questa grossa polemica sulla rottamazione e l'iniziativa politica di Matteo Renzi, i temi del ricambio generazionale non avrebbero trovato facilmente cittadinanza e il dibattito no, politico facilmente, interno. Non avrebbero esterno. Trovato cittadinanza. Ecco, io volevo essere più cortese nei confronti di Pierluigi Bersani e di chi guida il PD adesso. Non avrebbero trovato, insomma, Renzi con la sua sfida, che non è ormai più soltanto la sfida di Matteo Renzi, ha imposto questo tipo di agenda politica. Quello che è importante, e poi mi taccio, volevo segnalare ai radioascoltatori, che naturalmente io nel mio libro compio anche delle distinzioni. La parola generazione al potere è una semplificazione, poi certamente. Quella generazione va vivisezionata, ci sono stati orientamenti politici differenti, ci sono stati progetti di discontinuità con la storia, il progetto iniziale del Partito Democratico quando è stato fondato nel 2007 non era affatto il compromesso storico Bolsonaro, esatto. Era un'altra cosa, e difatti io nel libro lo testimonio con una serie di dati empirici, cioè che fanno riferimento alle composizioni degli organi dirigenti del Partito Democratico. Il Partito Democratico di allora, che era il partito di Walter Veltroni, non era la somma di PC e DC, c'era un sacco di gente che in quei partiti non c'era stata. Ecco, questo è importante da quella, dire. Esatto, e poi va anche detto che quel partito, la famosa vocazione maggioritaria, raccolse il 34% quasi dei consensi e iniziò da quella sconfitta, ma comunque un risultato elettorale di tutto rispetto, iniziò quello smottamento che ha portato a questo ibrido, perché onestamente, almeno io personalmente, non riesco a capire quali sono i contorni del progetto politico che si sta portando avanti. Comunque avremo modo di capirlo in questo mese di campagna elettorale per le primarie. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ad Antonio Funiciello, autore di A Vita,
edito da Donzelli.